Latitante da oltre un anno, il 36enne Luca Materaccio, accusato di aver ucciso suo fratello Vittorio, è stato trovato in un bar del centro di Siviglia, dove lavorava come cameriere e non ha opposto resistenza. Una visita a sorpresa per augurargli buon anno e verificare di persona il suo stato di salute. Il questore Antonio De Jesu da Arturo, aggredito da 4 minorenni in via Foria. Per fortuna il 14enne inizia a stare un po' meglio. La Guardia di Finanza sequestra 24 kg di hashish nel napoletano. Alcuni involucri erano pezzi di legno. Morto l'arcivescovo emerito di Benevento, Monsignor Serafino Sprovieri, era originario del Cosentino. Il 5 gennaio i funerali. 23esima edizione del presepe vivente di Faicchio, rievocati antichi mestieri, esaltate tipicità locali, suggestivo l'arrivo della stella e della neve. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito, apriamo con la pagina della cronaca. Era sparito dal 10 dicembre dell'anno scorso, Luca Materaccio è stato rintracciato in un bar centrale di Siviglia, l'uomo 36 anni è ritenuto responsabile dell'omicidio premeditato del fratello, ucciso poco più di un anno fa sotto casa nel quartiere Ichiaia di Napoli. Il servizio. Si nascondeva a Siviglia Luca Materaccio, classe 1981, latitante dal 21 dicembre 2016, resosi irreperibile dopo l'apertura dell'inchiesta che lo vede imputato con l'accusa di omicidio perpetrato contro il fratello Vittorio, ucciso nel novembre del 2016 fuori la sua abitazione di Viale Maria Cristina di Savoia in Napoli. Su questa storia anche l'ombra della morte del padre di entrambi, di cui forse Vittorio sospettava il fratello. Materaccio è stato rintracciato dalla polizia spagnola in un bar dove lavorava come cameriere. Resosi irreperibile il 10 dicembre 2016, probabilmente aveva lasciato l'Italia da Genova. Le autorità nazionali avevano subito attivato i canali dell'Unione Europea e dell'Interpol, concentrandosi soprattutto su Francia, Inghilterra e proprio Spagna, dove poi alla fine è stato rintracciato. È morto la notte scorsa a Cosenza Monsignor Serafino Sprovieri, arcivescovo emerito di Benevento. I funerali si terranno il 5 gennaio nella cattedrale di Cosenza alle 15.30, presieduti dall'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè. Dopo il rito funebre la salma muoverà per Benevento, dove sarà celebrata un'altra santa messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor Felice Accrocca. Qui, per la sua espressa volontà, sarà seppellito nella cripta dei Vescovi. Una visita a sorpresa per augurargli buon anno e verificare di persona il suo stato di salute. Il questore Antonio De Jesu e il colonnello Ubaldo Del Monaco, comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, con Antonio Serpico, capo della sezione Falchi, sono arrivati al Monaldi. Un incontro durato circa un'ora. Arturo, aggredito da 4 minorenni in via Foria, per fortuna inizia a stare un po' meglio. Il servizio. Il questore di Napoli, Antonio De Jesu, e il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Ubaldo Del Monaco, si sono recati in visita al giovane Arturo, il ragazzo di 17 anni, violentemente aggredito da alcuni minori nei pressi di via Foria in Napoli e attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi. Un incontro piacevole che ha mostrato ai due rappresentanti delle istituzioni la ripresa del coraggioso ragazzo. Siamo compiaciuti perché dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, è un ragazzo che ha ripreso il suo tembro, il suo profilo. A noi è fatto molto piacere trovarlo in queste condizioni. Era in forma, forte, determinato, consapevole di quello che gli è successo e soprattutto con tanta voglia di riscatto, poi brillantemente seguita dalla grande mamma che si ritrova, insomma. Continua l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto ai fenomeni di recrudescenza criminale che coinvolgono sempre più giovani e giovanissimi, con un appello alla cittadinanza per l'anno appena iniziato. C'è un impegno e una testimonianza di tutti, non solo a parole ma con i fatti. Ci sono 1.500.000 cellulari in questa città. Mi chiedo perché non vengono documentati atti di violenza, atti criminali. Si possono documentare, vengono inviate alle forze di polizia, perché è troppo facile indignarsi. Bisogna fare qualcosa di concreto, utile, piccole cose.
Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato sulla statale Ofantina, al confine tra le province di Avellino e Potenza. L'incidente si è verificato pochi chilometri dopo Calitri, di cui la vittima era originaria. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la Ford Fiesta guidata dall'uomo diretto a Lavello, provincia di Potenza, dove lavorava come pasticcere, sarebbe sbandata a causa del ghiaccio e finita contro un camion proveniente dalla direzione opposta. Lo schianto è stato fatale. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica il caso della turista travolta da un'onda in costiera amalfitana. Vediamo. Da un lato il cordoglio degli operatori turistici del distretto Costa d'Amalfi, dall'altro le perplessità e dubbi del Codacons, l'associazione dei consumatori che chiede attraverso il suo presidente regionale Enrico Marchetti di fare piena luce sulla tragedia che è avvenuta ieri mattina a Praiano. In molti si domandano, il giorno dopo la morte di Mariangela Calligaro, 55enne originaria di Belluno, in vacanza in costiera amalfitana, travolta e uccisa da un'onda che l'ha risucchiata nel mare di Praiano, se l'incidente poteva essere evitato. La donna si trovava in compagnia del marito, Carlo Talamini di 56 anni, e di un'altra coppia di amici, entrambi di 57 anni, Nicoletta Bressa e Nicola Zeggio, a fare una passeggiata, quando tutto il gruppo è stato sorpreso dal mare ingrossato. Sono finiti tutti in acqua, ad avere la peggio la donna, che nonostante i soccorsi, le immagini che vi mostriamo sono state tratte dal sito amalfinotizie.it, è morta per annegamento, come confermato anche dall'autopsia effettuata all'ospedale di Castiglione di Ravello. La Guardia Costiera visionerà ora le eventuali telecamere presenti in quell'area per appurare se vi fossero ben esposti tutti i cartelli indicanti pericoli e divieti. I pericoli vanno previsti e poi alle ordinanze deve seguire una seria attività di vigilanza volta ad eliminare i rischi che minacciano l'incolumità pubblica, ha ribadito oggi in una nota il presidente dell'Associazione dei Consumatori Enrico Marchetti. Perché non chiudere il molo? Perché non sbarrare l'accesso con vigilanza? E poi, chiede ancora il Codacons, sono stati installati i cartelli di allerta? Tanti dubbi che meritano una risposta. Paura e terrore a Montesarchio in via Cervinara quando martedì 2 gennaio tre persone armate a volto coperto tra le 19.30 e le 20 hanno fatto irruzione all'interno dell'ufficio postale del centro caudino. All'interno della filiale era ancora presente il direttore sotto minaccia. L'uomo è stato intimato di aprire la cassaforte, che però è a tempo ed era già chiusa. A quel punto i banditi avrebbero cominciato a rovistare nelle casse dell'ufficio portando via circa 500 euro. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Montesarchio e i sanitari del 118 che hanno poi soccorso il malcapitato. Intorno alle 4 di stanotte a Vitulano, lungo la via provinciale vitulanese, i carabinieri della locale stazione, nell'ambito dei servizi di controllo, hanno fermato due persone a bordo di un'auto. Insospettiti dall'atteggiamento di uno dei due occupanti, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale, nel corso della quale all'interno delle tasche dei pantaloni hanno rinvenuto quasi 5 grammi di cocaina, già suddivisa in 9 singole dosi e la somma contante di 1.400 euro in banconote di piccolo taglio. Il trentenne nulla facente di Foglianese, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto. Se ne erano perse le tracce da anni, poi casualmente l'oro votivo di San Rocco è stato ritrovato in un cassetto chiuso a chiave nella casa canonica del parroco. È accaduto a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. A darne notizia Nicola Tucci, presidente della Proloco. Una radiologa e un'infermiera dell'azienda ospedaliera di Caserta sono state licenziate per motivi di assenteismo, lo comunica con una nota la direzione del nosocomio diretto dal manager Mario Nicola Vittorio Ferrante, una decisione, spiega il comunicato, presa per tutelare il buon nome dell'ente. Ragazzo ferito a Parete da una pallottola vagante, sono questi i giorni decisivi per la salute del 14enne. Il servizio. Giorni decisivi per la salute del piccolo Luigi, il 14enne ferito alla testa da un proiettile vagante il 24 dicembre scorso a Parete, nel casertano, mentre era con amici sul corso principale del paese. L'adolescente ricoverato al reparto di rianimazione dell'ospedale di Caserta, tenuto in coma farmacologico vista la gravità della ferita con il proiettile di grosso calibro, si tratta di un calibro 9 che è penetrato nel cervello. È ancora presto per dire se Luigi sia fuori pericolo, anche se l'infiammazione
reazione al cervello sembra si stia riducendo. Mentre Luigi continua a lottare per la vita, la comunità cittadina di Parete continua a manifestare vicinanza al 14enne e alla sua famiglia. È accaduto con la fiaccolata del 29 dicembre nella notte di Capodanno, quando in molti, a suo dire, hanno rispettato l'ordinanza antibotti. Sul fronte delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri del reparto territoriale di Aversa, non è stato ancora individuato il responsabile del ferimento. Continuano gli accertamenti sulle pistole ritirate a persone residenti nella zona di via Vittorio Emanuele e in alcune vie limitrofe per capire se il proiettile estratto dalla testa di Luigi possa corrispondere a qualche arma tra quelle ritirate per gli esami. L'ipotesi prevalente è sempre quella che qualcuno possa aver approvato l'arma. Le indagini stanno cercando di appurare se il proiettile possa essere partito da un'area di campagna subito a ridosso della zona centrale del paese dove è avvenuto il fatto. Di certo Luigi è stato colpito da un proiettile esploso da una certa distanza. Accompagna la cugina a casa dopo una serata in una discoteca di Pozzuoli e abusa di lei in auto. È accaduto nel napoletano a Marano di Napoli, arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata, lesioni e minacce, un 25enne. Tra gli elementi a suo carico, sottoposti a sequestro già nelle prime fasi dell'indagine, gli indumenti indossati e l'auto in cui si è consumata la violenza. Ha preso a pugni prima il padre, che non voleva dargli i soldi con cui avrebbe acquistato la droga, quindi il fratello è intervenuto per assedare la lite. È finito per questo in manette a Caserta un uomo di 46 anni. Sono stati i carabinieri della locale stazione ad intervenire in via Dietro Corte per la segnalazione di una violenta lite. In piazza Colonna, antistante la stazione centrale di Benevento, un sit-in per dire basta alla guerra dei poveri e alle ingiustizie sociali. Iniziativa organizzata e promossa dall'USB, Unione Sindacale di Base dell'Atletico Brigante. Scopo della mobilitazione: provare ad unire bisogni e vertenze senza distinzioni. La finanza ha sequestrato 24 kg di hashish nel napoletano. Alcuni involucri erano pezzi di legno. Sentiamo. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato circa 24 kg di hashish e arrestato una donna di origini romane. Non solo, hanno anche scoperto il modo in cui i grossisti tentavano di truffare gli acquirenti. Sono state le fiamme gialle della compagnia di Castellammare di Stabia a controllare due automobili che a forte velocità dal centro di Castellammare si stavano dirigendo verso il casello autostradale in direzione Napoli. Fermati presso l'area di servizio di San Nicola Est, all'interno delle auto sono stati trovati 24 kg di hashish suddivisi in panetti. Nel corso delle operazioni ispettive le fiamme gialle hanno scoperto che tra il quantitativo sequestrato vi erano anche diversi panetti apparentemente di hashish, ma che una volta scartati dagli involucri risultavano essere semplicemente pezzi di legno. I grossisti avevano provveduto a rivestire pezzi di legno con una pellicola di cellofan in modo da farli assumere le fattezze del panetto di hashish, truffando di fatto gli acquirenti. Scoperta la droga dei tumori contro cui diventa possibile rivolgere molti farmaci già esistenti. Risultato pubblicato su Nature del gruppo della Columbia University di New York, guidato dal sannita Antonio Iavarone. Farmaci che bloccano il meccanismo molecolare che dà energia ai motori del tumore esistono già, anche se sono usati per altri obiettivi. In Francia, ha detto Iavarone, si stanno già sperimentando. Tra gli autori della scoperta ci sono molti italiani: Anna La Sorella, Angelica Castano della Columbia, Stefano Pagnotta e Luciano Garofano, Luigi Cerulo, che lavorano fra la Columbia e l'Università del Sannio, Michele Ceccarelli dell'Istituto Biogem di Ariano Irpino. I primi indizi dell'esistenza del meccanismo indispensabile ai tumori per crescere e proliferare risalgono al 2012, a distanza di 5 anni è arrivata la conferma. Edizione numero 23 del Presepe Vivente di Faicchio. Rievocati antichi mestieri, esaltate tipicità locali, suggestivo l'arrivo della stella e della neve. Un viaggio indietro nel tempo per rivivere la suggestiva atmosfera di Betlemme. Vediamo le immagini. Ventitresima edizione del Presepe Vivente di Faicchio, ormai un appuntamento fisso per tantissimi visitatori. Sì, siamo alla ventitresima edizione. Questo borgo che ospita il presepe diventa sempre più accogliente, più bello nei mestieri, nei figuranti, la natività, questa cometa che è un'esplosione di luce.
e rappresenta proprio quella che è anche la dinamicità di un presepe, quindi anche l'originalità. E non a caso vediamo che in queste quattro serate questo borgo non riesce più a contenere le persone, assume ormai una dimensione interregionale, e questo sicuramente il merito è del parroco, dell'organizzazione di Don Saverio, ma quanti sono impegnati a rendere bello e accogliente questo borgo e questo presepe. Abbiamo questa fortuna di avere questo prodotto, e questo è un frantoio che risale al 1500. E come si comporta l'asinello? Si è usato bene, si è usato male, Calamari impanati e fritti. Veramente quest'anno abbiamo cambiato, l'anno scorso abbiamo fatto gli alici impanati e fritti. Questa qua è una cosa antica, per prendere un piccolo maiale. Sto cardando la lana. Vuol dire, la sto allargando, questa macchina ha dei chioti che allarga la lana. Sono 30-40 anni faccio questo. Pestiamo le erbe per poi ricavare delle essenze o comunque delle spezie. E piace a tutti, ci fanno i complimenti perché il posto è bellissimo e caratteristico. Noi battiamo il grano, che mettiamo le regne, esce il grano e la signora lo pulisce. E poi qua c'è il mulino che si esce già quasi farina. Formaggio di mucca, primo sale. Appunto, quanto tempo ci vuole per farlo? Una mezz'oretta, diciamo, dopo la cagliata. Siamo all'interno dell'osteria. Che cosa c'è di buono per i visitatori? C'è il pane col prosciutto crudo nostro, poi dei spiedini col salame dolce e salame piccante. E poi l'assaggio di vino locale, bianco e rosso. I giovani sono poco attenti a questo tipo di mestieri, secondo voi? No, non lo vogliono fare proprio. E perché? Perché non ci tengono. Oggi la gioventù e oggi, sapete qual è? I barri. Abbiamo dato vita a quello che è il presepe vivente Faicchio, ormai battezzato dalla stampa locale la Betlemme del Sannio. Siamo alla 23esima edizione, un bel numero, e dietro a tutto questo c'è un lavoro grande da parte di tutti. E colgo l'occasione per ringraziare i proprietari di queste case, di questi luoghi che ci hanno dato come ogni anno la massima disponibilità. Ringrazio tutti i figuranti che si sono adoperati non solo nel fare il proprio mestiere, ma anche nel preparare queste scene. Patrizio è l'ultimo battezzato della comunità di Faicchio, sta vestendo i panni di Gesù, una bella responsabilità e soprattutto penso un ricordo importante per tuo figlio. Sì, è una bella responsabilità e un ricordo importante. È importantissimo, ci fa onore sicuramente, e poi comunque appunto essendo una festa di Natale è anche una bella responsabilità. Buon 2018! Al via i saldi invernali, il 5 gennaio, secondo Federconsumatori Campania, si preannuncia una lievissima inversione di marcia rispetto all'anno precedente, con una previsione di circa il 38% dei campani che approfitterà degli sconti di inizio anno. Tra i deterrenti, le operazioni commerciali come il Black Friday e il sempre crescente numero di acquisti online. Siamo alla pagina sportiva, il Napoli vede chiudersi anche l'avventura in Coppa Italia con il KO contro l'Atalanta che passa al San Paolo 2-1 e vola
Pula in semifinale. Mister Sarri paga il turnover che lo porta a rivoluzionare gli azzurri schierando solo 4 giocatori degli 11 che hanno battuto il Crotone sabato. Sentiamo le sue impressioni del dopogara. Questa squadra questi momenti nelle partite ce li aveva 2 anni fa. Quest'anno il campionato sta dimostrando di non averli, nelle coppe sta dimostrando di averli, quindi può darsi ci sia anche una radice mentale, o non riusciamo a esprimerci su livelli mentali elevatissimi a ripetizione come richiede il calendario, oppure diamo più importanza a una manifestazione rispetto alle altre, e in entrambi i casi è un limite. Io ho difficoltà sinceramente a preparare le partite, per quanto mi riguarda no. È chiaro, è un momento a rischio, è un momento a rischio perché è un momento in cui i giocatori vivono con persone in festa e loro invece devono andare a giocare ogni 3 giorni. E avere intorno, in un momento in cui devi lavorare con cattiveria, delle persone in festa è una distrazione atroce, quindi sono delle partite mentalmente più a rischio delle altre, perlomeno fino al momento in cui non diventerà un'abitudine totale, normale, fra qualche anno. In questo momento sono delle partite a rischio. E noi non l'abbiamo sbagliata da quel punto di vista lì, perché il primo tempo è stato di forte applicazione, quindi è difficile pensare ci siamo arrivati senza testa. È che alla prima difficoltà della partita la reazione non mi è piaciuta, quindi è stato per un problema di reazione all'avversità della partita che non d'approccio alla partita. Prosegue la preparazione del Benevento in vista della gara di sabato prossimo al Vigorito, dove i giallorossi affronteranno la Sampdoria. In quel di Paduli, Capitan Lucioni e compagni, agli ordini dello staff tecnico, stanno svolgendo lavori atletici seguiti da esercitazioni tecnico-tattiche. Oggi seduta pomeridiana. Basket Serie A. La City Cassavellino batte a domicilio la Dinamo Banco di Sardegna Sassari al termine di una partita tiratissima, finisce 88-95. Era questa l'ultima notizia. Vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie dell'attenzione. Arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento curato da ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 4 gennaio. Tempo prevalentemente stabile sull'Italia, in particolare sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove il sole sarà prevalente. Instabilità sul basso Tirreno. Ecco la situazione nel dettaglio. Al nord ampio soleggiamento su tutte le regioni, ma addensamenti sulle coste del Triveneto e sulla Liguria, ma anche sui rilievi occidentali, qui anche con qualche piovasco e locali nevicate. Al centro qualche nube sparsa irregolare al mattino, dal pomeriggio possibili anche dei piovaschi tra Toscana, Umbria e Nord Marche, asciutta la Sardegna. Raggiungiamo infine il sud, dove insiste una certa instabilità, con qualche pioggia tra Reggino e Messinese, sempre buono altrove, con più sole. Neve dai 1200 metri sulle Alpi a quote più elevate sugli Appennini. I venti saranno moderati o localmente forti di maestrale. Concludiamo infine con le temperature previste, che risulteranno essere più o meno stazionarie. Le minime saranno infatti comprese tra meno 7 e 15 gradi su tutto il nostro paese. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 15 gradi al nord, fino a 18 gradi al centro e punte di 20 gradi al sud.